9 settembre 2001. Viene ucciso Ahmad Shah Massoud, eroe della resistenza afghana contro i sovietici prima e i talebani poi. Nato nel 1953, Massoud si era conquistato il soprannome di Leone del Panjshir nella lotta contro l'esercito d'occupazione sovietico, condotta a partire dal 1978 proprio dalla valle del Panjshir. Dopo la sconfitta russa e il crollo del regime comunista in Afghanistan, Massoud è per breve tempo ministro della difesa nel nuovo governo, nato dagli accordi di Peshawar. Le persistenti divisioni etniche e tribali nel paese e l'ascesa al potere dei talebani, sostenuti da Al-Qaeda e dai servizi segreti pakistani, già nel 1996 lo costringono a ritirarsi di nuovo nel Panjshir e a una nuova resistenza, ora anti-talebana. I suoi avvertimenti alla comunità internazionale sulla pericolosità della nuova alleanza islamica al potere in Afghanistan rimangono inascoltati. Il 9 settembre del 2001, due terroristi tunisini affiliati ad Al-Qaeda, spacciandosi per giornalisti della TV marocchina, riescono ad avvicinarlo e a ucciderlo grazie all'esplosivo nascosto nella loro telecamera.